Gianni abita a Pisa, sopra un teatrino costruito alla fine dell'Ottocento da un suo nonno ortopedico. Ora il teatrino è stato trasformato in una segheria e più nessuno ricorda che un tempo vi ballavano il cancan e il ballo Excelsior. Del nonno ortopedico rimane un segno sul frontone del palcoscenico, dove egli fece dipingere angeli zoppi e angeli ortopedici, con quella sorta di ironia gentile e spericolata propria dei toscani, che del resto Viviani ha ereditata in pieno. In mezzo ai suoi bei fucili dalle canne brunite e agli inganni per i colombi selvatici, Viviani lavora solitario. Gli oggetti più diversi, mazzi di canne palustri o bandiere della marina, insieme a seggioline di ferro e pile di libri, si accumulano attorno a lui e al grande torchio con il quale egli stampa le sue acqueforti, di cui una delle più famose è proprio dedicata al nonno del teatrino. Una gamba artificiale abbandonata sul mare. Incisioni nelle quali vibra la medesima angoscia che già abbiamo avvertita nei dipinti per un mondo malinconico, del quale il bianco e nero aumenta la drammatica suggestione.